La Lega Nord lancia un appello al governo perché cambi idea, perché c'erano preoccupazioni in atto in merito a questa decisione di Letta e compagni di abolire il reato di clandestinità. Ma diciamo che dal punto di vista delle linee politiche ovviamente abbiamo un'idea totalmente diversa rispetto a quella del governo Letta, che oltre all'abrogazione del reato di clandestinità vorrebbe stabilire per questo paese lo ius soli. Noi la questione che poniamo oggi è chiedere al governo Letta come farà a sostenere dal punto di vista dei costi sociali, visto anche i limiti di bilancio di questo paese, tutti i nuovi arrivi che ci saranno dal punto di vista immigratorio con le loro nuove politiche. Questo lo diciamo anche in considerazione di un fatto: questo paese non ha la possibilità di offrire un'occupazione a quelli che sono già residenti, non vedo come farà ad offrire un'occupazione agli immigrati nuovi che arriveranno grazie alle politiche di questo governo. Per cui l'appello è fermatevi, fate come gli altri paesi dell'Europa. Alcuni degli altri paesi hanno fatto iniziative negli ultimi mesi, proposte negli ultimi mesi, dove hanno bloccato i flussi migratori e dove chiedono a quegli immigrati venuti in quei paesi per lavorare, non avendo più occupazione, di tornare ai paesi di origine. Quando la Lega Nord fa questi discorsi viene accusata di razzismo. Lei come risponde? Io rispondo con una questione: questo non è razzismo, questa è una questione oggettiva. Dal mio punto di vista è razzista chi fa venire gente in questo paese pur sapendo di non riuscire a sostentare ai propri bisogni. Per cui razzista è chi usa questi argomenti per un retaggio culturale e invece non ne fa una questione oggettiva. Chi sfamerà queste persone quando arriveranno in questo paese?